governo. Sentiamo Brambilla, io voglio sapere da parte dell'impresa, degli imprenditori, tutto questo traballare, tutto questo mettere in discussione continuamente, che segnale è per le imprese? Negativissimo, perché genera un livello di incertezza e, come dire, anche di insicurezza, posso dire anche di un po' di ansia in questo momento, anche perché l'attuale governo non piace al mondo delle imprese perché ha creato, al di là di ulteriore burocrazia, ha creato anche un tema drammatico, cioè l'esproprio per sproporzione nei confronti degli amministratori, cioè ha creato un clima ancora più cattivo e negativo nei confronti delle imprese e degli imprenditori, ha criminalizzato ancora di più il lavoro degli imprenditori, quindi la situazione è veramente difficile e drammatica, cioè l'Italia è veramente il fanalino di coda dell'Europa, ma direi del mondo occidentale, del mondo evoluto, e questo è veramente in un momento di trumpismo, coronavirus, transizione energetica verso l'elettrico, drammatico. Brambilla, però mi scusi, da quando c'è questo governo, lo dico anche a Galli, in realtà lo spread è sceso. L'Europa è tutta contenta e finalmente si risiede ai tavoli, ce l'ha detto anche Boccia prima. Posso rispondere io perché lo spread è sceso? Sì. Perché siamo l'unico paese che paga interessi sul debito pubblico. Gli altri ormai sono a zero. Anche Portogallo, Spagna e Grecia tra un po' non pagheranno nulla sul loro debito pubblico. Siamo l'unico paese occidentale che paga la bellezza di quasi 2 punti sul debito pubblico. Siamo diventato il giardino di Bengodi dei fondi pensioni, delle assicurazioni del nord Europa. Brambilla, le piacerebbe a lei un governo con i due Mattei, anche se insomma i numeri, come ci ha detto Galli, è complicato? Tantissimo. Sarebbe più facile per Giorgetti, per intenderci, dialogare con Marattin che non con probabilmente alcuni uomini dei Fratelli d'Italia. Quindi sono sicuro. Poi sarebbe un governo che avrebbe una sensibilità verso le imprese completamente diverso. Mancherebbe solo Calenda e poi avremmo la squadra migliore per occuparci finalmente di imprese. Brambilla, le idee chiare, ha fatto il suo governo lei. Io volevo andare, intanto vedevo che annuiva Brambilla. No, il professore ha detto la verità, voglio dire, ha detto la sacrosanta verità, e vi posso dare un dato: in Germania i commercialisti hanno un potere per cui si interfacciano loro con tutto lo Stato, certo, e garantiscono loro l'impresa. L'imprenditore non parla con lo Stato, c'è un mediatore culturale che è rappresentato dal commercialista, il quale si fa carico lui di garantire che tutto funzioni secondo il modello, no? Invece noi siamo costretti a avere a che fare con questi pezzi di pubblica amministrazione, come dice il professore, ognuno dei quali si presenta a noi con questa arroganza per la quale noi siamo pronti a dare la mancia di pagare il caffè pur di vedere che la pratica vada legittimamente avanti. Capite? Si chiama pizzo di Stato questo. Tanto voglio dire che noi abbiamo invitato il sindaco, abbiamo invitato il vice sindaco di Roma, perché questa è una storia che noi continuiamo a seguire e continueremo a farlo. La Procura di Roma ha aperto per fortuna un fascicolo, soprattutto dopo la festa c'è stata Capodanno. Ma la cosa che fa veramente arrabbiare, è che intanto ci siano delle zone franche così, cioè c'è chi deve rispettare le regole, sì, se no ti fanno multe troppe, salate, anche troppe, anche ti fanno chiudere, e c'è chi invece le regole può non rispettarle. Io voglio sentire Brambilla, la voce dell'impresa, perché non so lei se si arrabbia, io non dico parolacce, anche se a quest'ora le potrei anche dire, mi fa veramente infuriare. Guardi, faccio una sintesi tra questo servizio e quello che è stato detto prima in studio sulla burocrazia e sui regolamenti edilizi. La città di Milano, come voi sapete, ha un boom immobiliare continuo, no? E il fatto che in Italia in questo momento ci sia il crollo dei valori immobiliari legati a tanti fattori, Milano non è stata toccata. Ora c'è un dettaglio: Milano ha un regolamento edilizio diverso da tutto il resto d'Italia. C'è un piccolo dettaglio: a Milano non si pagano gli oneri per la cambio di destinazione d'uso degli immobili, cioè se io un appartamento lo trasformo in ufficio non pago nulla, se un ufficio lo trasformo in un appartamento non pago nulla, eccetera eccetera. Questo ha creato un dinamismo immobiliare dove il patrimonio immobiliare è stato guardato. Abbiamo visto altro qui, però abbiamo visto, insomma, appunto, zone di illegalità. Le sto dicendo, se lei abbandona degli immobili
come quello che avete fatto vedere nel servizio, no? Che probabilmente quella banca ha comprato e doveva ristrutturare, doveva eccetera eccetera, e ha lasciato entrare 450 famiglie, e in più sotto ci fanno i rave party, ragazzi, allora siamo alla demenza. Poi perché il comune non lo chiude? Perché non interviene il questore di Roma? Dove sono le istituzioni? Aspettiamo.